Salve a tutti e ben ritrovati. Oggi andremo a vedere come sostituire le spazzole del nostro motorino elettrico di questa pompa. È similare anche con qualsiasi altro tipo di attrezzo, perché questo è molto simile a un trapano, però è collegata a una pompa che aspira nella parte posteriore, può aspirare liquido, quindi benzina, diesel, acqua o quant'altro. La spazzola originale si era rotta. Come si vede da qua, si era staccata in questo caso la molla, però si può sostituire anche o per rottura o per usura. Quindi abbiamo comprato le due spazzole, che come al solito lascerò il link sotto in descrizione, e poi basta introdurle qui dentro. Ovviamente ogni spazzola, ogni motore ha il suo tipo di spazzola perché cambia la dimensione, la molla, l'aggancio. Quindi la introduciamo così, questa va messa così, che la molla deve andare a pressare, però basta che mettiamo il coperchietto, vedete qua c'è un alloggio il coperchio, andiamo a mettere la lamella, quindi questa lamella qui la andiamo a mettere qua dentro e poi andiamo a pressare in questo modo qua dentro. Questa la mettiamo qua, giriamo e avvediamo. Così la molla presserà la spazzola sul motore elettrico e lo farà girare. Facciamo dall'altro lato. Prendiamo l'altra. Questa solo la mettiamo sempre qua dentro e poi avvediamo. Ora non ci resta che attaccare il cavo elettrico e vedere se funziona. Azioniamo. Vedete? È ritornata. Come si vede, la nostra pompa è ritornata a vita grazie alla sostituzione delle spazzole, che in questo caso qui era rotta, ma la spazzola di per sé ancora era buona perché aveva tutto questo, diciamo, grafite. Quindi l'ho dovuto sostituire perché si era rotta la molla. Come al solito, se questo video tutorial vi è sembrato utile, lasciate un bellissimo like, condividete questo video con i vostri amici, ma soprattutto iscrivetevi al nostro canale che è molto importante. Se ti va, commenta qui sotto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Thank you.